Anni fa scrissi un articolo intitolato La politica del disastro, che metteva in evidenza una moderna azione governativa in tutto il mondo, occidentale perlomeno, che era tesa a sfruttare le calamità naturali o le presunte calamità naturali, in modo da poter meglio far lucrare ai faccendieri, perché in quelle occasioni di disastri, appunto, venivano meno anche tante leggi di controllo della spesa pubblica. Ma il fatto è un poco più vecchio. Viene fuori dalla politica del disavanzo, che è un altro regalo della cosiddetta rivoluzione francese, che portò gli stati ad avere sempre dei debiti da ripianare e quindi un continuo elevare la pressione tributaria per tenere sotto controllo la popolazione. In effetti, fra calamità, crisi e interventi pubblici non c'è una relazione di causa e effetto, ma potrebbe essere il contrario. Perché quanto più sono diventate potenti queste congreghe internazionali di finanzieri e banchieri che caratterizzano il mondo contemporaneo, tanto più si sta capendo da parte di chi è capace di farlo, che non è che avvengono dei problemi a livello internazionale e poi bisogna porvi rimedio, ma si creano dei problemi a livello internazionale per poi proporre le ricette terapeutiche che più aggradano alla cricca degli speculatori. Questo è un fatto ormai assodato. Incominciò 80 anni fa con la famosa Università di Harvard, la quale stranamente sembrava prevedere gli eventi negativi per l'economia. Poi si scoprì che c'era una connessione incredibile fra questo istituto di analisi socio-economica e i grandi potentati economici e finanziari che rivelavano soltanto i loro programmi ad Harvard, che poi puntualmente si verificavano. Quindi il mondo attuale ha capovolto gli interventi sui problemi, creando gli stessi problemi. E allora figuratevi che vuol dire in una situazione di crisi, che può essere economica, può essere sanitaria, può essere bellica, come accade nei nostri giorni. La globalizzazione ha reso normale, ha normalizzato perlomeno gran parte del mondo a questo modo di procedere. E quindi quando vi parlano di prezzi rincarati, di problemi di rifornimenti energetici, eccetera, eccetera, sappiate che non è mai la verità. È soltanto un modo preordinato e studiato a tavolino per spremere sempre di più quelli che contano di meno, cioè la popolazione che si fida, la popolazione che lavora, la popolazione onesta. Quindi bisogna rigettare in toto quando ci viene proposto dalle masse media che stanno in mano a loro.
Non è vero che il mondo è flagellato da crisi che provengono quasi dal fato. È vero che il mondo è in mano a una cricca di criminali dell'economia, che soltanto le identità dei popoli che ancora esistono può mettere in difficoltà. E questo bisogna meditarlo per poi reagire.